sono Giuseppe Mucci, presidente della Pro Volley Carpino Sinello. Innanzitutto siamo felici che per la seconda volta Carpinello Sinello può realizzare questo presepe vivente. Per noi in realtà è la prima volta, perché è la prima volta che la Proloco si occupa proprio di questo evento. Siamo un po' dispiaciuti per il tempo, però comunque sia siamo felici perché i ragazzi dell'associazione, nonostante il maltempo, comunque ci siamo messi sotto e abbiamo comunque voluto realizzare questo evento, e nonostante tutto siamo comunque felici di come sta andando. Sappiamo che siamo all'inizio, però credo che comunque sia un ottimo punto di partenza. Abbiamo comunque, per un paese come Carpineto, racchiudere sui 120-130 personaggi comunque per noi è un ottimo punto di inizio. Siamo felici e il nostro augurio è quello di fare sempre meglio, e ce la mettiamo tutta per andare avanti. Abbiamo fatto questa rappresentazione che coinvolge tutto il paese, tra grandi e piccini, tra anziani e meno anziani, di cui 120 figuranti. Abbiamo preso tutto il centro storico, che è Porta Salita Castello, la parte del torrione con il castello ducale sopra, e abbiamo inscenato questo presepe, che comunque animali, cavalli, figuranti, mestieri antichi. Abbiamo deciso di valorizzare il paese e di riportare il presepe come punto di riferimento per il Natale. Come Proloco questo è il primo anno che facciamo questo evento, e speriamo che possiamo dare seguito negli anni a venire e possa essere un punto di riferimento per tutto l'Alto Vastese.